Durante il Concilio Vaticano II, i vescovi seguirono lo spirito del concilio. Si accende un'aspra lotta attorno al rinvio del voto sul documento. Ci si accapiglia. Scorrono frasi violente e colleriche. Ehi, scopriamone alcune. Il problema per l'uomo comune di oggi è l'obiettivo di questi gruppi. Se era A, il cambiamento delle cose esteriori della Chiesa per mostrarsi più attraente al mondo. Se era B, il cambiamento delle parole per mostrarsi più attraente alle chiese protestanti e alle altre religioni. Oppure, se era C, l'aggiornamento del linguaggio nella predicazione riguardo all'essenziale della religione per farlo comprendere meglio all'uomo comune. Ma vediamo ora qualcosa che riguarda meglio Paolo VI. 13 settembre. Paolo VI modifica l'organizzazione e il regolamento interno del concilio. La presidenza è composta da un numero maggiore di membri, ma i suoi poteri sono ridotti. I presidenti delle commissioni non hanno più la facoltà di condurre i dibattiti. Il Papa nomina 4 cardinali moderatori. Le commissioni erano 10. I moderatori sono 4. Il ruolo del moderatore è fondamentale. È lui che conduce la discussione. Le commissioni erano 10. I presidenti delle commissioni erano 10. Ora è stato tutto ridotto a 4 persone. E i 4 scelti da Paolo VI sono Döpfner, Sunens, Lercaro e Agajan. I primi 2 sono dei membri attivi dell'Alleanza Europea. Il cardinal Lercaro è conosciuto come un liberale convinto e amico del Papa. Il cardinal Agajan, prefetto della Congregazione per la Propaganda della Fede, aveva sostenuto segretamente le richieste rivoluzionarie del cardinal Tien e di Monsignor Thyssen circa l'apprendimento dalla liturgia, dalla cultura e dalla filosofia delle religioni non cristiane. Un super progressista. Pertanto, attraverso queste 4 nomine, Paolo VI indica chiaramente la tendenza che ha scelto per il concilio, ossia ultraprogressista. I moderatori del concilio 1, prima memoria. Quando vennero scelti i moderatori, nelle persone dei cardinali Agajan, Lercaro, Döpfner e Sunens, io mi permisi di far presente al cardinal segretario di Stato, Amleto Cicognani, come alcuni di essi fossero dichiaratamente uomini di parte, ossia con una linea politica molto marcata, e quindi poco adatti a moderari, ossia moderatori. Il segretario di Stato mi rispose con un certo risentimento, ma a conti fatti, dopo esperienze dolorose, fu lui il primo a riconoscere lo sbaglio fatto nella scelta delle persone.
Altra modifica. D'ora in poi bastano 5 membri di una commissione per suggerire una nuova redazione da un emendamento proposto. Perché 5? Nessuno lo sa con certezza, ma una cosa è certa. L'Alleanza, i Vescovi del Nord Europa, dispone di un minimo di 5 membri in ogni commissione. Per di più, per rigettare uno schema o sospendere una discussione, non è più necessaria la maggioranza dei 2/3. Basterà la maggioranza semplice. A questo punto, l'Alleanza Europea, e più precisamente i partigiani di Monaco e di Fulda, possono essere particolarmente ottimisti in vista dell'apertura della nuova sessione. Adesso si può pensare male di Paolo VI. Ha trasferito il potere della conduzione dei lavori conciliari dai presidenti delle 10 commissioni a 4 persone moderniste scelte da lui. In questo modo la minoranza modernista otteneva l'appoggio esplicito di Paolo VI davanti a tutti gli altri vescovi. E questo porterà questa minoranza ad accrescersi ulteriormente durante il concilio. Per l'abitudine dei vescovi tradizionali di adeguarsi alla volontà del Papa. E anche per il mito della virtù dell'obbedienza, che è stato sopravvalutato durante il Concilio di Trento in chiave antiprotestante. Solo che, anziché essere utilizzato contro i protestanti, adesso si ribalta contro la tradizione cattolica per adeguarsi alla volontà dei vescovi e del Papa filo protestanti. Tuttavia, il vero problema per l'uomo comune non è l'abilità o la scorrettezza nel conquistare il potere da parte di una minoranza conciliare, quanto negli obiettivi di questa minoranza, così capace e scaltra, rispetto ai bisogni spirituali dell'uomo comune, che invece sono completamente assenti. Tanto impegno, ma in direzioni extra religiose. Vediamole nella seconda sessione dei lavori conciliari. Seconda sessione dei lavori in Vaticano. 29 settembre, 4 dicembre 1963. Rapporti di potere all'interno della Chiesa. Religione niente, 30 settembre. Il primo schema all'esame è quello della Chiesa. La prima questione sollevata è quella della collegialità. Per collegialità si intende i vescovi riuniti insieme in collegio, e quindi si discute del rapporto del potere di questo collegio rispetto al potere del Papa. Religione niente. Se per alcuni padri si tratta semplicemente di completare il Concilio Vaticano I, che aveva definito il primato del Papa, per altri occorre ammorbidire la portata del Vaticano I e rivalutare lo stato dei vescovi a fronte del potere eccessivo del Papa. Religione niente. Il padre Congar, che sarà uno dei principali redattori del testo finale,
appartiene in modo manifesto a questo secondo gruppo. In data 14 ottobre 1962, circa un anno prima, nel suo giornale egli aveva scritto: «Non v'è niente di decisivo che si possa fare fin tanto che la Chiesa romana non avrà abbandonato totalmente le sue pretese di signoria». E conclude: «Occorre che tutto ciò sia distrutto, e lo sarà». Poi, in quel 30 settembre del 1963, cioè in questa seconda sessione, egli aggiunse: «Io credo che il Vangelo è nella Chiesa, ma prigioniero. Sì, occorre liberare il Vangelo dal controllo del Papa». Allora, in risposta, 9 ottobre, 10 giorni dopo. Primo intervento della minoranza contro la collegialità. Monsignor de Proença Sigoud, arcivescovo di Diamantina, Brasile, reagisce con forza contro la nuova visione della collegialità episcopale. Egli denuncia la costituzione di una nuova istituzione mondiale paragonabile ad un concilio ecumenico permanente. Quindi ci sarebbe stato il Papa da una parte e questo concilio sempre esistente, sempre lì riunito. Religione niente, eh? E mette in guardia contro un altro pericolo: quello di creare dei centri di decisioni locali staccati da Roma. La sua protesta si allaccia alle posizioni di Monsignor Carli e di Monsignor Lefebvre, superiore dei padri dello Spirito Santo. Comincia allora a formarsi una piccola resistenza contro le nuove idee. Allora, il redattore di questo diario dei lavori conciliari definisce la resistenza come piccola. Ma non si tratta della minoranza pervicace descritta da Walter Kasper. Più esattamente, si tratta dell'inizio di una aperta opposizione e perciò è inevitabilmente anche piccola, perché tutto inizia con poche persone. Ma col prosieguo dei lavori, la resistenza alle prepotenze dei vescovi del Nord Europa progressivamente crescerà, talvolta fino a costituire la maggioranza dei voti sui documenti conciliari. Su questo argomento della collegialità si inseriranno successivamente, il 18 ottobre, anche i protestanti. Ma il loro coinvolgimento sarà progressivo e addirittura facilitato da una imprudente apertura da parte di Paolo VI. Argomento: attenzioni per i protestanti. Ehi, sono quasi dei cattolici! 16 ottobre. L'inserimento di un capitolo intitolato Il popolo di Dio nel De Ecclesia fu opera del cardinale Sunens. Ehi, indagatore! Qua c'è il prossimo video!